Rivedere il piano dei parcheggi come proposto dai commercianti? Qualcosa si può fare. A giudizio dell'amministrazione comunale, l'idea di rimettere mano al piano della sosta pubblica può essere almeno in parte condiviso. Andiamo con ordine. Park Le Piazze. Confcommercio chiede di sospendere la sosta a pagamento tra le 12.30 e le 14.30 e tra le 19.30 e le 8.30, come per le linee blu. Quel parcheggio ha un certo tipo di gettito sul bilancio comunale, per il bilancio comunale, quindi va valutato bene questo. Stiamo estrapolando, alcuni dati ce li abbiamo già, i dati divise per fasce orarie. Sicuramente per quanto riguarda la notte, diciamo, la cosa potrebbe essere sostenibile, per altre fasce diventa un po' più problematico. In ogni caso è una decisione che va presa in consiglio comunale. In consiglio comunale arriverà anche una seconda proposta, quella di pensare a tariffe differenziate tra centro storico e zone periferiche. Più sei vicino al centro storico più paghi, più ti allontani meno paghi. Intanto Confcommercio chiede di ampliare le zone tracciate con le linee gialle e blu. Questo concetto è un concetto condivisibile, quindi se va bene la sperimentazione che stiamo portando avanti in discesa Marignano, probabilmente possiamo allargarla anche in altre zone. Più lontana invece, per non dire opposta, la posizione di Comune e Commercianti sul fronte della ZTL. Io credo che tornare indietro sia praticamente impossibile, insomma, per tutte le attività che ci sono nei fine settimana e le attività che ci sono soprattutto nei periodi estivi in tutte le sere della settimana.